Allora, come promesso, vi racconto un po' dell'intervento PRK. Allora, ammetto che non è proprio la cosa più simpatica, non è niente di doloroso, però è proprio una questione psicologica, del fatto che qualcuno ti sta mettendo le mani negli occhi e tu vedi questo che ti sta mettendo le mani, che poi non sono le mani, ma sono ferri e attrezzi vari. Il chirurgo è stato estremamente bravo, delicato e attento, è proprio una questione appunto dell'accettare che qualcuno ti sta, come si dice dalle nostre parti, pastrugnando gli occhi, che sono un organo estremamente delicato, estremamente, a cui c'è anche un rapporto affettivo molto, molto, molto forte, e in cui tu sei appunto vigile, vedi quello che ti viene fatto. Questa è la questione, non è tanto, non c'è dolore, è un vero e proprio dolore, non si sente, è un fastidio. Allora, il tutto è durato, penso, 40 minuti tra la preparazione e l'uscita, quando mi hanno detto prego può andare a casa, 45 minuti forse, ma in realtà l'intervento in sé sono veramente 8-9 minuti, sono 4 minuti a occhio. E sono 4 minuti lunghi, cioè, nel senso che vabbè, posso assimilarlo, non ho grandi esperienze di sale operatorie per fortuna, però vabbè, anni fa feci una gastroscopia per un problema allo stomaco, e mi ricordo che la gastroscopia in sé durò 2 minuti e mezzo, veramente 2 minuti e mezzo, diciamo, ma 2 minuti e mezzo fastidiosissimi, lunghissimi. Quindi non è quella, è proprio la percezione che si ha in quel momento. Vabbè, detto questo, appunto, non c'è dolore, la preparazione consiste sostanzialmente ti vestono, ti sistemano con dell'abbigliamento sterile, ti sdraiano, ti fanno una prima goccia di anestetico nei 2 occhi, ti lasciano attendere un attimo, dopodiché ti portano nella sala, quella vera operatoria in cui c'è la macchina laser, e lì il chirurgo ti rifà un'altra goccia di antibiotico e inizia il trattamento. Ho iniziato, nel mio caso, prima con l'occhio destro, poi con l'occhio sinistro. La prima fase, che è proprio quella più fastidiosa in assoluto, è quella che è appunto caratterizzante la PRK, cioè la fase in cui il chirurgo gratta proprio fisicamente con un aggeggino, una specie di bisturi, non lo so come lo chiamerei, di metallo, gratta la superficie dell'occhio per togliere la pelle che ha l'occhio, che è la cheratina. Io sono un medico, quindi spero che se quel medico ascolta questa mia dichiarazione e si scandalizza perché non sto usando termini tecnici, mi possa perdonare, però questo è un po' quello che succede. Ti viene tenuto aperto l'occhio con quegli strumenti tipici della chirurgia oftalmica, quindi quelli che si vedono nel famoso film Arancia Meccanica, nella scena in cui lui viene costretto a guardare dei film per ore e ore con questi aggeggi di metallo che tengono aperti l'occhio, quello è sostanzialmente, ma quelli non si sentono, è proprio il fastidio di avere un occhio aperto, sbarrato, in cui qualcuno sta mettendo le mani. Finita questa fase, che è quella più fastidiosa, che dura circa 1 minuto e mezzo, 2 a occhio, si passa alla fase laser, cioè, ok, l'occhio adesso è scoperto, è pronto per essere fresato, scusate la parola, ma è quello che succede, sostanzialmente il laser passa e appiattisce, livella per qualche micron di spessore la tua cornea, e quindi niente, lì ti viene chiesto di guardare una luce rossa, di guardarla assolutamente, e parte il trattamento laser che viene programmato nella macchina, quindi secondo i parametri che gli vengono dati, il laser fa il suo lavoro sulla cornea. Sono circa anche lì, a seconda della correzione, io mi sono fatto sentire dichiarare dall'infermiera tipo intorno ai 20 secondi per l'occhio destro e 25-28 secondi per l'occhio sinistro. Anche lì sono 28 secondi molto lunghi, perché devi guardare fisso questa luce rossa. Se non la guardi, se per caso sposti l'occhio, il laser automaticamente si ferma, e quindi questi secondi non è che ripartono, però cioè, sì, ripartono da dove si erano interrotti, quindi è molto difficile che uno per 28 secondi riesca a rimanere fermo e immobile, quindi questi 28 secondi si dilatano perché ti fermi, allora riparte, ti dico riguardi la luce rossa. Dopo questa fase qua, in questa fase sente un po' di odore di bruciato, perché appunto è la parte della tua cornea che sta bruciando, il laser la sta bruciando, e quindi si sente odore di un po' di pollo bruciato, di pelle di pollo bruciata.
E niente, dopodiché basta, il brutto è passato, passata sta fase, l'occhio viene umettato, bagnato e curato con dei liquidi o delle gauze da parte del chirurgo e niente, viene tolta poi finalmente. Ah no, scusate, l'ultima fase viene inserita la famosa lente protettiva, lente terapeutica e viene poi alla fine di tutto tolto l'aggeggio metallico che costringe l'occhio a rimanere aperto. E il chirurgo ti consente di chiudere delicatamente l'occhio e vedere se tutto va a posto. Ok, finita questa cosa, si ricomincia con l'altro occhio, con il sinistro. Quindi più o meno questo è quanto. Finito quello, ti mettono, finito anche il secondo occhio, ti fanno alzare, ti fanno andare in una stanza riparata, buia, dove ci sono delle poltrone in cui aspetti e riposi gli occhi. Aspetti un quarto d'ora circa perché il dottore poi ti vuole rivedere per vedere se insomma, ci sono stati particolari problemi o se è tutto andato liscio. Questi 15 minuti sono stati anche loro abbastanza lunghi perché gli occhi lacrimavano molto, bruciavano e non riuscivo a tenerli aperti. In questi 15 minuti, circa a metà, è comparsa un'infermiera in questa stanza buia che ha messo a tutti delle gocce, penso di antibiotico, di anti, che ne so, non lo so, di antinfiammatorio, non lo so, e dopodiché appunto vieni richiamato dal dottore che vuole riguardare negli occhi, semplicemente con uno strumento in cui, quando vai a fare la visita anche dall'ottico, cioè semplicemente con una lente in cui ti viene, con cui ti guardano dentro gli occhi, ha guardato e detto che è tutto a posto, che potevo andare. E infatti sono a casa adesso tutto a posto, attendo con ansia l'arrivo di questo giorno e mezzo brutto e vediamo cosa succede. Però ecco, questa diciamo, penso che sia la parte più succosa del mio racconto, perché appunto racconto come è stato l'intervento. Se lo rifarei ve lo racconto alla fine di tutta la torta, però adesso, vabbè, adesso lo sto prendendo easy perché comunque non ho più problemi. Quando l'ho sdraiato non è piacevole, c'è stato un attimo in cui volevo dire cazzo, basta, grazie, ma facciamo anche senza. Nota simpatica, quando mi sono alzato, ho sentito il medico che ha detto a un'altra infermiera la frase: ma allora quel ragazzo là si è calmato o non lo fa più? Sostanzialmente, uno dei ragazzi, delle persone che dovrà fare l'intervento prima di me, arrivato nella sala operatoria, ha avuto una specie di attacco d'ansia e ha detto: no, no, non me la sento, non me la sento. E pur essendo già stato preparato e vestito, è uscito. Poi, a quanto ho capito, dopo l'hanno fatto, dopo di me, quindi alla fine ce l'ha fatta anche lui. Vabbè, aggiornamento, prossimo aggiornamento, credo ormai domani, o vediamo stasera se ci sono cose interessanti da dire, o se no, appunto. Domani, cioè il giorno 2, il mercoledì, quando dovrei iniziare a sentire un po' di problemi seri, di fotofobia e di dolore agli occhi. Alla prossima!